Vediamo un altro circuito con amplificatore operazionale, amplificatore stavolta non invertente. Questo caso il circuito è molto simile. Con la differenza che il generatore ingresso viene collegato all'ingresso non invertente. Questo chiamiamo V meno questa tensione, V più questa tensione. Ecco qui per comodità possiamo inserire anche, fa vedere meglio una cosa, possiamo inserire anche una resistenza, ops, serie del generatore. Chiamiamo RS. Allora, se io chiamo I1 questa corrente e VI la tensione qui all'ingresso dell'amplificatore, posso scrivere l'equazione alla maglia d'ingresso, no? Questa è la maglia d'ingresso, equazione alla della maglia di ingresso. E mi viene VS uguale a RS IS più VI più R1 per I1. Adesso se uso l'approssimazione di cortocircuito virtuale, questo è uguale a 0. Va bene, ma anche la IS, la corrente d'ingresso dell'amplificatore operazionale, anch'essa è 0. Quindi in pratica ottengo VS uguale R1 per I1. Ok? Poi io posso chiamare questa corrente I2, scrivo l'equazione a questo nodo, questa corrente qui è II, giusto? Allora io posso dire, guardate che I1 è uguale a II più I2, ma di nuovo per il cortocircuito virtuale II è 0, quindi trovo I1 uguale a I2. E infine posso scrivere quindi V. V è uguale a V meno più, meno, anzi, scriviamo diversamente. V, seguo questa maglia, è uguale a R1 per I1 più R2 per I2. R1 e I2, I1 e I2 sono uguali, quindi questa viene direttamente R1 più R2 per I2 e I1. E quindi AV che è uguale a VU su VS è uguale a R1 più R2 diviso R1, cioè 1 più R2 su R1. Notate, AV non dipende da RS e RL, non l'ho neanche evidenziata RL. Se mettessi una resistenza RL di carico non avrebbe nessun effetto, no? Quindi non ho avuto bisogno di specificare niente. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire, se non dipende da RL, vuol dire che Rout è nulla, e se non dipende da RS vuol dire che l'Rin è infinita. Va bene? Quindi questo in pratica è un amplificatore di tensione ideale.
ampli ideale di tensione. La definizione amplificatore ideale di tensione è un amplificatore la cui amplificazione non dipende dalla resistenza del carico e dalla resistenza del generatore. È esattamente quello che abbiamo. Non invertente, infatti, l'amplificazione è positiva, no? Quindi non inverte la fase, mentre invece nel caso che abbiamo visto in passato, invece la fase viene invertita. Inoltre, di nuovo, l'amplificazione non dipende, dipende soltanto da queste due resistenze che aggiungono, non dipende dalle proprietà interne dell'amplificatore. Mi basta che sia valido il cortocircuito virtuale. La cosa è vera se è abbastanza grande l'amplificazione dell'operazionale. Oh, e in realtà ci si può un po' sbizzarrire, nel senso che per esempio è abbastanza facile fare un sommatore, cioè un circuito che faccia la somma di tensioni. Per esempio, come lo faccio a fare un sommatore? Vabbè, semplicemente uso un operazionale, un po' di resistenze. Quindi metto le tensioni che voglio sommare e le porto all'ingresso di un operazionale, ingresso invertente, tramite resistenze uguali. Per esempio, io posso chiamare I1 questa corrente, I2 questa corrente, I3 questa corrente e I corrente NR2. Allora, se sfrutto il cortocircuito virtuale, dico, vabbè, la tensione sul nodo meno è uguale a 0, perché la tensione sul nodo più è nulla, no? Quindi se V è uguale a 0, la tensione su questo nodo è nulla. Con questa ipotesi io posso calcolare I1, che viene quindi V1 su R1, perché questo nodo è nullo, I2 che viene V2 su R1 e I3 viene di nuovo V3 su R1. Ok, poi uso, beh, questa corrente qua è la II, giusto? A questo punto scrivo l'equazione al nodo e dico, tutte le correnti entranti, la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti. No? Equazione al nodo meno. Però adesso per il cortocircuito virtuale questo è uguale a 0, la I è uguale a 0, quindi I mi diventa uguale alla somma di 1, 2 e 3, che è V1 più V2 più V3 tutto diviso R1. A questo punto V è uguale a V meno meno R2 per I. Di nuovo, V meno uguale a 0 per il cortocircuito virtuale, quindi viene meno R2 per I, che vuol dire meno R2 diviso R1 per V1 più V2 più V3. Quindi ho fatto, vedete, ho in uscita una tensione che è proporzionale attraverso una costante che ho scelto alla somma delle tre tensioni. In questo senso è un sommatore. Bene. Volendo potrei ottenere anche una combinazione lineare se scegliessi resistenze diverse, ma insomma non, il concetto generale chiaramente non è che cambia. Chiaramente perché questa cosa cambi
è necessario che questa cosa, scusate, sia valida, è necessario che siano valide le condizioni che mi consentono di fare l'approssimazione cortocircuito virtuale. Quindi l'amplificatore deve funzionare in zona lineare, l'amplificazione deve essere molto grande e anche la resistenza d'ingresso deve essere grande. Ancora un altro. Questo è un integratore. In particolare questo si chiama integratore di Miller. Questo è un circuito che fa fare un'altra operazione, fa fare l'integrale di una tensione. Anche qua, insomma, ci sono circuiti che si assomigliano tutti. Qui si usa un operazionale, una resistenza e una capacità. Anche qua il calcolo della funzione di trasferimento è molto semplice una volta che io uso l'approssimazione cortocircuito virtuale. Vediamolo. Beh, innanzitutto, se uso l'approssimazione cortocircuito virtuale, V- è uguale a 0, no? Perché la tensione sul più è nulla, quindi anche quella sul meno sarà nulla. A questo punto posso scrivere IS come VS meno V- diviso R, cioè VS su R. Quindi questa è questa corrente. Poi faccio il bilancio delle correnti al nodo meno, e qui devo dire che IS più II è uguale a no, qui ho scritto, qui ho sbagliato, non chiamo IC, no, è uguale a IC, e anche qui questo è uguale a 0 per il cortocircuito virtuale. Chiamiamo VC la tensione sulla capacità. La tensione sulla capacità come si scrive? Beh, VC di T è una capacità, quindi voi sapete, vale la relazione VC di T uguale VC di 0 più, com'è, 1 su C per l'integrale della corrente da 0 a T. Va bene, che vuol dire in questo caso VC di 0 più l'integrale della corrente, IC è uguale a IS VS su R, quindi qui viene 1 su CR integrale da 0 a T di VS di T. Facciamo T' in DT'. Questa è la definizione di capacità. No. A questo punto, vedete, V è uguale a V meno VC, ma che vuol dire uguale a meno VC, e quindi ho l'espressione che voglio alla fine. Quindi VU di T posso scrivere uguale a VU di 0 più 1 su RC, mi piace più che CR, per integrare da 0 a T di VS di T' in DT'. Vedete, quindi la tensione di uscita è l'integrale, a parte questa costante, ovviamente per forza la costante ci deve essere, l'integrale della, aspettate, qui ci vuole il meno, che VU è meno VC, quindi qui ci vuole il meno. Ci vuole un meno qui. Questo è l'integrale della tensione di integrale
ingresso. Questo termine RC serve a far tornare le cose dimensionalmente, perché l'integrale nel tempo di una tensione, dimensionalmente è un tempo per una tensione, va diviso per RC che dimensionalmente è un tempo, quindi viene una tensione. L'integratore di Miller è un integratore invertente, perché c'è questa inversione di segno. Va bene. Una volta visto l'integratore, il derivatore è banalmente ottenuto, no? Perché in pratica che cosa devo fare? Devo semplicemente scambiare di posto la capacità con la resistenza. Allora, questo lo facciamo in un attimo. Se scambiamo di posto capacità e resistenza, verrà stavolta che l'ingresso è l'integrale dell'uscita, quindi l'uscita è la derivata dell'ingresso. Proviamolo a fare proprio in modo super veloce. Questa tensione la chiamiamo V-, questa corrente la chiamiamo IC a questo punto, questa corrente la chiamiamo I, questa qui la chiamiamo II. È proprio rapida la cosa, perché di nuovo per il cortocircuito virtuale abbiamo V- uguale a 0 e quindi la tensione ai capi della capacità, la tensione ai capi della capacità, chiamiamola VC, è proprio VS. Va bene? Allora, per una capacità come si scrive la corrente? Beh, io so che la corrente è uguale a 1 su C per la derivata della tensione sulla capacità nel tempo, va bene? In questa la conosco, quindi in questo caso vuol dire 1 su C per dvc su dt e dvs su dt. Va bene? Poi bilancio al nodo, I è uguale a IC più II, ma II per il cortocircuito virtuale è nulla e quindi diventa uguale a IC, che quindi ho appena scritto. E poi per concludere, V è V meno R per I, e quindi se V meno è uguale a 0 vuol dire meno R per IC. Quindi ho sbagliato una cosa. Non è 1 su C, è C. Ovviamente, no? Quindi viene fuori V uguale a meno RC per DVS su DT. Vedete, la tensione di uscita viene proporzionale alla derivata della tensione d'ingresso. Di nuovo, la costante di proporzionalità deve essere stavolta un tempo, perché le cose tornino dimensionalmente, ed è invertente come derivatore. Quando si vogliono fare delle operazioni analogiche sui segnali, è importante poter fare integrali, somme, derivati, insomma, sono, come dire, operazioni importanti, e in tutti questi casi si usano amplificatori, circuiti con amplificatori operazionali. Se l'operazione si vuole fare in modo analogico, di solito si ricorre a questo tipo di circuiti. Ok, allora, quindi un po' di esempi li abbiamo visti, e può essere il caso di introdurre adesso una classificazione degli amplificatori, perché noi adesso abbiamo visto degli amplificatori di, cosa vuol dire amplificatore ideale di tensione, però ci sono anche altri tipi di amplificatori ideali, quindi vediamo un po' quali sono e vediamo se riusciamo a definirli. Dunque, in generale il criterio è questo: negli amplificatori ideali c'è una funzione di trasferimento che non dipende dal generatore e dal carico,
Va bene? Questa è la caratteristica. Quale funzione di trasferimento dipende da quale tipo di amplificatore? Allora, noi ne vediamo 4. Di cui uno è quello che abbiamo già visto. E li classifichiamo in questo modo, in base alla resistenza d'ingresso, alla resistenza d'uscita, e da questo si deve vedere qual è la funzione di trasferimento indipendente da carico e generatore. Allora, il primo l'abbiamo già visto insieme. È l'amplificatore di tensione. Se l'array è infinita, l'rout è nulla e la quantità che non dipende dal carico e dal generatore è appunto l'amplificazione di tensione. Ora, questo l'abbiamo già visto. L'altro è l'amplificatore di corrente Ok, in un amplificatore di corrente, quello che voglio che non dipenda dal carico e dal generatore è esattamente l'amplificazione di corrente. Cioè, io voglio poter scrivere la cosa in questo modo. Perché questa condizione si realizzi, è necessario una situazione opposta rispetto a quella di prima, cioè deve essere zero l'impedenza d'ingresso e infinita l'impedenza d'uscita. Questa cosa qui si vede abbastanza bene, vediamo un esempio perché rimane un pochino più impresso. Se io posso schematizzare l'amplificatore in questo modo, no? Vi ricordate, lo posso scrivere così. Posso dire quindi lo schematizzo come equivalente di Norton, in modo da avere il generatore corrente, e invece di scriverlo in funzione della tensione d'ingresso, lo scrivo in funzione della corrente d'ingresso, tanto non cambia niente, no? È tutto raccolto dentro questo AI. Va bene, allora questo è perfettamente equivalente alla descrizione che avevamo fatto prima, non cambia niente. Se io metto il generatore d'ingresso, immaginate di mettere un generatore d'ingresso, mettiamo senza perdere di generalità, un equivalente di Norton, tanto è uguale. Quindi ho un generatore IS, RS e un carico RL e devo misurare la corrente nel carico. Va bene?
Questa è l'impedenza d'ingresso, questa è l'impedenza d'uscita. Vedete, in pratica II è una partizione di IS, no? È IS per RS diviso RS più RI, giusto? IU è una partizione della corrente del generatore. È la corrente del generatore per Rout, vi ricordate come si fa a partitore di corrente? Per l'altra corrente diviso la somma delle due correnti. Quindi IU è uguale a IS per questi due partitori, RS diviso RS più RI, che moltiplica Rout diviso Rout più RL. Allora si vede bene che se RI tende a 0 ed Rout tende a infinito, IU viene uguale a IS per AI, quindi non dipende né da RL, IU non dipende da RS e RL, e quindi l'amplificazione di corrente non dipende da RS e da RL. Quindi abbiamo un amplificatore di corrente ideale. Rispetto alla rappresentazione di prima con la V, in pratica AI, se volessi, siccome AI per I è uguale a VI diviso RI, quindi in pratica è come se avessi scritto qui VI diviso RI. Questo AI è AI è, che è anche uguale a, vabbè, niente, come generatore corrente questa è la... L'ho scritto in funzione di I, poi avrei potuto scrivere in funzione di VI, non sarebbe cambiato niente, va bene? È soltanto un modo, come dire, questa AI diviso RI è quello che di solito chiamiamo GM, no? GM per VI. Solo un modo diverso di scriverlo. Cosa che mi importa notare è che è il valore delle resistenze. Ok, ci sono altri due amplificatori, l'amplificatore transresistivo ha la funzione di trasferimento V su IS, indipendente da tutto. La funzione di trasferimento V su IS è cioè dimensionalmente una resistenza, ovviamente, ed è una transresistenza, okay? Perché V e IS sono applicate a nodi differenti. Per avere una situazione del genere bisogna avere Rout nullo e RI nullo. Ora vediamo un attimo perché, ora prima concludo questa cosa, poi c'è l'amplificatore complementare a questo, quello transconduttivo, la cui funzione di trasferimento è una transconduttanza indipendente da carico e generatore, stavolta ovviamente IU su VS, e questa cosa si realizza facendo impedenze di ingresso e di uscita infinita. Quindi vedete, insomma, sono quattro amplificatori che corrispondono a quattro combinazioni diverse delle impedenze di ingresso e di uscita. Vediamo che cosa vuol dire transresistivo. Transresistivo vuol dire in pratica perché abbiamo bisogno di quelle cose, amplificatore transresistivo.
prendiamo un amplificatore solito. Ora io non, il programma fa, ve la provo a far così, ho l'impressione si capisca meglio. Se io ve la metto così, no? Quindi Rout, e questo è AV per VI. Ok? Allora voglio mettere un per far vedere che è transresistivo, mi conviene rappresentare l'ingresso con l'equivalente di Norton in modo da evidenziare il generatore corrente. Quindi qui c'è IS e qui c'è RS. E poi qui c'è RL e devo prendere la tensione d'uscita. Allora, io questa corrente I con I, dunque questa la posso scrivere in questo modo, AVV con I lo posso scrivere come AV per I con I per RI, no, perché VI è uguale a RI per I con I. Okay, va bene, quindi questo RI per AV io potrei anche chiamarlo, siccome un'impedenza, è una transimpedenza, che mi lega questa tensione a questa corrente, posso anche chiamarla Z per I, o posso chiamarla RIAV, non è una cosa che non mi cambia niente, no? Come prima, tanto sono parametri interni, li arrangio come mi pare. Allora, cosa devo far notare io? Che II è una partizione di IS, no? È IS per RS diviso RS più RI. Quindi una volta che ho I, conosco questa tensione, V mi viene Z per II che moltiplica la partizione di tensione. Giusto? Quindi V su IS è uguale a Z che moltiplica RL diviso RL più Rout, che moltiplica RS diviso RS più RI. Che quindi da qui si vede abbastanza evidentemente quello che vi ho detto. Se Rout tende a 0 e anche RI tende a 0, allora V su IS è uguale a Z, quindi a RI per AV, non dipende da RS e da Rout. In questo senso è transresistivo, quindi torna con quello che abbiamo scritto nella tabella. D'accordo? Amplificatore transresistivo a volte si chiama anche convertitore IV. Convertitore corrente tensione, perché ho una corrente d'ingresso e mi diventa una tensione d'uscita. Notate, tutti i circuiti trasferiscono una corrente d'ingresso e una tensione d'uscita, no? Quello che mi rende l'amplificatore transresistivo ideale è che questa conversione non dipende da carica da generatore. E lo dico n volte perché ogni tanto qualcuno non lo capisce. Okay. Un punto importante, non basta il fatto di dire che la tensione di uscita è proporzionale alla corrente di ingresso, questo è vero qualunque amplificatore. Sam, se qualunque circuito lineare la tensione di uscita è proporzionale alla corrente di ingresso, no? Tutto è proporzionale a tutto. Quello che conta in un amplificatore è che questa proporzionalità non dipenda né da carico né dal generatore, né dalla resistenza del carico né dalla resistenza del generatore. Come si fa, tanto per vedere un esempio di amplificatore transresistivo, insomma, giocando un pochino con quello che già conosciamo, lo possiamo disegnare perché basta in realtà a me mettere il generatore di corrente d'ingresso sul meno di un operazionale e tirar via tutto con una corrente, chiamiamola R2. Mettiamo anche un carico, in modo da far vedere che non conta niente, no? Allora io vorrei una cosa che, una V su IS che non dipendesse da RS e da RL, va bene? E in effetti ce l'ho, perché
Questa è VI e questa è I. Questa è la tensione sul meno. Allora, guardate. Andiamo a scrivere il bilancio delle correnti al nodo meno. Ho questa corrente. Questo bilancio fatto così, IS più questa corrente qui, che è VI su RS, più la corrente II, è uguale a I. Allora, per il cortocircuito virtuale, chiaramente queste due sono 0 e quindi I è uguale proprio a IS. A questo punto posso scrivere V uguale a V meno meno R2 per I, che vuol dire meno R2 per I meno R2 per IS. Quindi vedete, V su IS è uguale a meno R2. Quindi esattamente l'amplificatore è transresistivo, R2 è anche la transresistenza. Concludere, vediamo l'altro tipo di amplificatore un pochino più in dettaglio, amplificatore transconduttivo. E voglio far vedere che c'è bisogno di quell'altra combinazione. Dunque, di nuovo, questo è il circuito equivalente di un amplificatore generico. Qui stavolta mettiamo il generatore Thevenin perché voglio evidenziare la tensione. Questa è la corrente IU. Allora, cosa faccio? Beh, prendiamolo così. Allora, VI è uguale a VS per il partitore di tensione e IU è uguale ad AV VI diviso Rout più RL. Ok? Allora, U su VS è uguale a AV diviso Rout più RL che moltiplica RI diviso RI più RS. Allora, beh, a me può convenire scriverlo così, AV diviso Rout per Rout diviso Rout più RL per RI diviso RI più RS, perché così questa roba qua, AV diviso Rout, è la transconduttanza, no? Cioè se io trasformassi questo nell'equivalente in orto mi verrebbe un generatore corrente AV diviso Rout per VI, quindi questo è il GM dell'amplificatore. Vedete di nuovo se Rout tende a infinito e RI tende a infinito, che è il caso che abbiamo detto prima, allora U su VS viene uguale a GM, quindi non dipende da carico e generatore.
anche per questo è facile fare un esempio basandosi sui circuiti che abbiamo visto finora noi, no? Perché, per esempio, guardate, se io faccio questo giochetto qua e prendo un circuito di quelli che abbiamo visto finora, ma l'uscita la prendo da un'altra parte, prendo l'uscita qui. Mi viene una cosa del genere, perché innanzitutto, vedete, IS è uguale a II, no? Quindi è uguale a 0, VI è uguale a VS meno RS, anzi, guardate, facciamo ancora più semplicemente, scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso, no? E l'abbiamo già fatto per l'amplificatore non invertente, scriviamo l'equazione alla maglia d'ingresso, ok? Allora a me viene questa cosa qua, viene VS uguale a RS per II, che è questo, più VI, ok, più questa cosa qua, più V, no? Ma io V posso scriverla, se questa è U, posso scriverla R1 per U, va bene? Per il cortocircuito virtuale, II è uguale a 0, VI è uguale a 0, e quindi mi viene quello che voglio, cioè viene U uguale a VS su R1. Quindi vedete, è un amplificatore aspettate, no, ho detto una stupidaggine, ho detto una cosa sbagliata. Aspettate, la prendo qua la corrente d'uscita, questa è la corrente d'uscita, questo è il carico. Metto il carico così. Quindi la corrente nel carico la prendo qua. Allora, ho sbagliato, ho chiamato I1 la cosa sbagliata. Questa è I1. R1 fa parte dell'amplificatore, RL è il carico. Quindi I1 mi è venuto uguale a RVS diviso R1. Poi, a questo punto, scrivo l'equazione a bilancio a questo nodo e mi viene che U più II è uguale a I1, va bene? Questo, di conseguenza, vuol dire che U è uguale a I1, perché questo II è uguale a 0, e quindi abbiamo VS su R1. Vedete? E quindi VS su R1 non dipende... Corrente di uscita, funzione di trasferimento non dipende da RL e RS. Quindi devo mettere il carico qua. Questo è il carico. Quindi questo amplificatore transconduttivo. Ok, facciamo una pausa.